La sala consiliare è stracolma, a testimoniare, se ce ne fosse bisogno, che l'uomo che si stava celebrando e tutto quello che lui ha fatto per la sua città non sono stati dimenticati. Sindaco per circa 20 anni, venuto a mancare improvvisamente mentre era in carica, lasciando nello sgomento tutti, anche gli avversari politici. Giuseppe Tomassi ha amato Aquino, così come Aquino ha amato lui. Nel ventennale della sua scomparsa, la sorella Maria Concetta ha voluto ricordarlo con un libro, Giuseppe Tomassi, un uomo in comune. Abbiamo capito, facendo la pagina Facebook, che è ancora molto presente nel cuore degli aguinati. La gente ancora lo ama, perché lui ha amato la sua gente, l'ha amata in modo indefesso. Lui ha proprio amato gli aguinati come fossero una famiglia allargata. In municipio amici, familiari, politici hanno ricordato l'uomo e i suoi valori, con aneddoti simpatici anche sul calcio e con ricordi dei suoi impegni quotidiani. Io ho conosciuto Peppe Tomassi come rappresentante provinciale. Era uno che aveva inchiodato nella mente i suoi convincimenti profondi. Aveva un orgoglio assoluto di poterli vivere nella pratica in coerenza col suo pensiero. Io lo ricordo come un formidabile guerriero politico, animato da sentimenti di pace, perché cristiano fin alle midolle. Un ricordo doveroso che prescinde dalla fede politica. L'amministrazione comunale di Aquino non ha esitato a conferire il patrocinio all'evento. La nostra giunta ha deciso di accogliere volentieri la proposta della signora Concetta Tomassi, proprio perché ci è sembrato doveroso ricordare un uomo che si è speso per il bene della nostra città. La storia di Aquino passa inevitabilmente attraverso la figura di Giuseppe Tomassi, quindi è bene non soltanto ricordarlo, ma anche trasmetterlo alle nuove generazioni. Il ricordo più commosso è stato quello della figlia, che ha parlato a nome di tutta la famiglia, raccontando non del sindaco, ma del suo papà. Ogni volta che papà usciva di casa diceva precisamente a noi dove si trovasse. Quindi noi potevamo reperirlo sempre, perché lui voleva così. Sapeva forse di togliere qualcosa a noi, ma il suo amore, non posso dire diversamente, il suo amore per la popolazione era tale da dover dividere le sue forze tra noi della famiglia e tra la sua gente.